Ciao a tutte le donne che migrano all'estero, io sono Samantha, da Iena in Germania, e sono le 3:30 di pomeriggio di una domenica un pochettino grigia, perlomeno non piove, è già qualcosina. Mi piacerebbe approfittare di questo video per parlare un pochettino di voi, di una cosa che mi è successa qualche giorno fa e in qualche modo sperare di creare qualche piccolo spunto di riflessione. Qualche giorno fa aspettavo un gruppo di turisti con una collega, poiché erano una cinquantina e ci sarebbe stata necessità di 2 guide turistiche, e con questa collega ci siamo messi un attimino a parlare di quelle che sono le nostre esperienze in quanto lavoratrici expat in un gruppo di expat. Il bilancio non è stato dei più piacevoli, poiché appunto si tratta comunque sia di un ambiente, o perlomeno così è per noi, molto molto competitivo, in cui ci sarà sempre qualcuno, e questo mi è capitato personalmente, che ti verrà a dire perché hai preso quell'incarico lo volevo io. Mi è persino capitato di un ex collega, perché comunque sia lei teoricamente non ha lavorato con l'ufficio, a meno che non si tratti di collaborazione straordinaria, che mi venisse a dire parlerò con la responsabile e le dirò di dare i tuoi incarichi alla collega numero X, perché non capisco perché tu hai tutti questi incarichi. Il mio messaggio è un pochettino, non fatevi scoraggiare, stringete i denti perché ce la potete fare, ce la possiamo fare, pensate positivo e ricordatevi che, come recita appunto il nostro banner, sembra sempre che abbiamo paura di fare le cose e poi abbiamo il coraggio di poter far tutto. Spero di avervi quantomeno strappato se non un sorriso almeno un pensiero positivo e vi lascio con quelli che sono i miei 3 hashtag preferiti sia su Instagram che su Facebook, a volte li uso addirittura su Twitter. Sono questi qua, spero si vedano, sì si vedono, positive thinking, quindi pensate sempre positivo, be of intention, perché siamo eroi, o in questo caso eroine, e alles sia gut, perché alla fine andrà veramente tutto bene. Vi mando un abbraccio grosso, vi saluto e spero di sentirvi tutto presto. Ciao!